diverso, quindi può anche non segnare, magari però fa l'assist, pensava che forse stavolta Cepia invece da naso e gambe di Andanovic, come dire, Esatto. no? Però, vabbè, ecco, ho capito, però nella No, vita ma guarda, succedono su queste cose. Zego, Mara, per quanto riguarda Zego, sfondi la porta aperta, nel senso che io l'ho sempre apprezzato come calciatore, sono stato contentissimo quando è arrivato a Roma e sono uno di quelli che è convinto del fatto che sia prezioso anche in questo momento. Però ovviamente Zego è uno che ha bisogno, proprio lui ha bisogno dei gol, quindi per adesso. Guarda, noi l'abbiamo sostenuto anche quando ha sbagliato l'altra volta all'Olimpico, credo che si sia percepito, nonostante la mancanza della curva, che è stato sostenuto dai cori, eccetera. Quindi io credo che l'affetto da parte della tifoseria non sia mancato, e questo è un elemento importante, io credo, per un giocatore. Dopodiché, due parole, se mi concedete, lo so che vado fuori tema, però domani di nuovo ci sarà una curva, diciamo, mezza vuota e mezza piena, e quella mezza piena starà zitta, e poi ci avremo un derby in cui io non sono convinta che i tifosi della Lazio non andranno, come dicono loro, ci andranno, saranno magari zitti, però ci vanno, e ci avremo una curva della Roma vuota o mezza vuota, perché è più giusto dire mezza vuota. E dopo le dichiarazioni di Gabriele di ieri sera, cioè, forse un momento di riflessione andava fatto, ecco. Mo io capisco che arrivo all'ultimo minuto, lo so, però magari dedichiamoci 5 minuti dopo il derby e cerchiamo di capire che vuol dire un derby senza curve. È No, anche ma un'idea. hai fatto bene a dirlo, non è fuori tema perché siamo arrivati a un punto in cui, cioè, non ci saremmo mai immaginati qualche anno Se fa farà, un derby però senza curve, e però ci sarà, ci sarà. ci sarà anche perché Gabrielli ha detto che non torna indietro, ma io di questo ne ero consapevole. Soprattutto ha detto che comunque qualsiasi atteggiamento lui non lo terrà in considerazione. Quindi ha detto che le squadre lo hanno subito, quindi che le società lo hanno subito. Cioè, ha detto una serie di cose l'altra sera che mi fanno capire la situazione questa è, questa rimane, e quindi i ragazzi che si sono impegnati in una battaglia civile per certi aspetti, anche se non condivisibile, però che insomma io secondo me Gabriele la poteva gestire diversamente, ecco, nel senso che andavano ristabilite le regole, su questo io sono d'accordissimo. Però andava gestita, non si fanno le cose così di imposizione, vanno gestite, come oggi, scusa, ma vengo da, ma interrotto mentre io seguivo il dibattito in televisione, piccolo dibattito sul post Marino o quello che c'era stato prima, e sai, ognuno di noi, come dire, vive le cose con la sua sensibilità e la sua emozione, quindi io mi rendo conto che certe cose vanno un po' gestite. Marino ha sbagliato a non gestire certe cose, Gabriele sbaglia a non gestire certe cose, cioè va cercato sempre un accordo, va cercato sempre una soluzione, non va cercato mai lo scontro uno contro l'altro, perché poi se te vai a contare, è chiaro che tra i tifosi e Gabrielli vince Gabrielli, tra Marino e Renzi vince Renzi, cioè è troppo semplice, non funziona così la vita. La vita di ognuno di noi funziona diversamente, e quindi tutti dovremmo imparare da queste esperienze a capire che vanno gestite diversamente. Lo so che sono andata fuori tema, lo so, No, 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 ma è però importante parlarne, perché. Però, cioè, scusami, ma tante volte il desiderio anche di avere questi ragazzi, perché poi tanti di loro li conosco, so che sono bravi ragazzi, so che gente che ama la Roma, che ci soffrono ad andare a vedere la partita, e questo mi addolora ancora di più, e noi non possiamo fare niente. Ecco, io devo dire una cosa, l'ultima partita a cui ho assistito, Udinese, Roma-Udinese,
Sono partiti i cori anche dalle varie, dagli istinti e dalla curva, diciamo la parte di istinti nord, per capirci, quella più vicina a Monte Mario, e sono stati fischiati. Si è sentito, Questo sì. credo, ecco, questo credo che sia sbagliato, perché io ho stima e rispetto per le persone che stanno in questa battaglia, però io credo che ognuno di noi deve essere libero. E quando parte un coro, punto. Non è che c'è qualcuno deputato a far partire il coro. E quindi la curva sud, se abdica questo per una battaglia pur giusta, non può pretendere che gli altri stiano zitti e che non facciano partire i cori. Perché i cori li può far partire chiunque. E non c'è una. Allora, la gestione di un coro è la gestione di tutto. E per questo dico che tutto va gestito, capisci? Cioè, non l'ho detto a caso, il ragionamento l'ho fatto prima. E quindi anche la curva dovrebbe imparare a gestirsi in maniera diversa. Poi non lo so se arriverà mai questo messaggio e se avrò modo di poterlo esplicitare in maniera migliore. Però questo mi premeva sottolinearlo perché ognuno di noi dovrebbe capire che c'è stanno tanta gente che ha voglia di fare. Non è solo la curva poi parte e dice che ci sono certi, però il resto, tutti noi, io ando in trasferta, canto tutto il tempo. Non mi devono imparare a me a tifare, Certo, no, capito? assolutamente, Poi ma questo io infatti è l'ho scelto. Ecco, poi ho scelto andare in Tevere perché vedo meglio la partita, ma perché la vedo meglio, perché mi piace di più. Ma se potessi, io canto pure in Tevere, ma sono una povera che canta da sola, capito? lo Ecco, capisco. però, ecco, però questo non significa che non sono solidale con chi fa della passione per la Roma un elemento, diciamo, di distinzione del suo impegno e delle sue cose, insomma, Mara, questo allora è. con questo messaggio, cioè al fine un messaggio che tu lanci importante, Sì, sono lo le lancio 22, sempre. sono le 22:44, quasi 45. Noi ti salutiamo e anche per questa sera ti ringraziamo per essere stata con noi. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana ci siamo. Beh, c'è la pausa, no? Dopo il derby. Oddio, no, dopo il derby non c'è. Dopo il derby adesso tocca. Tocca. Speriamo Lo so, questa è un'altra. bene. Tanto oggi non ne abbiamo parlato perché, cioè, abbiamo parlato in maniera così en passant perché comunque c'è di mezzo la Champions. Sì, Però vabbè, scusa, ecco no, prima la l'otto. Champions. Sa, Io prima la penso Champions che tanto. poi. Tanto comunque credo che Pjanic in Champions ci vonda e poi sconta sta cazzo di squalifica. Questa mi dispiace perché lui era convinto a Milano di fare il risultato, questo è. E per questo era così nervoso. Io lo giustifico solo per questo, perché lui voleva fare il risultato a Milano e ne sono convinta di questo. Poi certo è stato un po' animato e ha preso sta Diciamo squalifica. che si è dimenticato che esiste già un capitano in campo. Lui è molto, si sente molto protagonista di questa squadra. Però a volte bisogna anche stare al posto proprio, e questo l'ha detto anche Garcia. Mara, Sì, no, c'è ragione. Un appuntamento al abbraccione. post, appuntamento al post derby, sperando di parlare di cose belle. No, noi ci vediamo, ci sentiamo, anzi, scusa, la prossima volta ci sentiamo sicuramente, spero io. Io non faccio mai pronostici perché non mi piace fare pronostici, però insomma io mi auguro che ci sentiamo e soprattutto. Più che altro che ci sentiamo dopo aver visto una bella Roma. Intanto Esatto, comunque e questa è questa è la una cosa base. che è l'importante per tutti noi, avere una bella squadra che lotta e che si sacrifica, poi i risultati verranno. Noi Grazie vediamo dopo Mara, un il derby. bacione. Un abbraccio a tutti Ciao voi. Mara, Ciao, ciao Mara. grazie. Grazie, ciao.
E allora siamo di nuovo in diretta, siamo praticamente alle battute finali di questa trasmissione che oggi è durata sicuramente più del consueto. Abbiamo anche iniziato con un po' di anticipo, comunque potete riascoltarci andando nella sezione podcast di www.radioromafutura.it o cercandoci su Spreaker se vi è più comodo, spreaker.com. Aggiornamenti, risultati finali di questa quarta giornata di Champions, il primo turno. Benfica batte Galatasaray 2-1, tra l'altro anche in 10 i portoghesi. Lo United riesce a strappare i 3 punti a un ottimo CSKA di Mosca grazie a Rooney, 1-0. Pareggio per la Juve in 10 per espulsione di Hernandez al 53esimo, 1-1 contro il Mönchengladbach in Germania. Il PSV Eindhoven liquida il Wolfsburg 2-0 con 2 gol nel secondo tempo. Vittoria importantissima del Real Madrid 1-0 contro il Paris Saint Germain. Lo Shakhtar annienta il Malmo 4-0, tra l'altro svedesi in 10. Perde il Siviglia in casa contro il City 3-1. Andando a leggere velocemente le classifiche di questi gironi, Real Madrid in testa a 10 punti, stacca il Paris Saint Germain a 7. Lo Shakhtar a 3, diciamo che non è che si rifà sotto per la qualificazione, però ecco, adesso avendo gli stessi punti del Malmo può sperare in una qualificazione Europa League. Il Manchester United nel gruppo B 7 punti, il PSV a 6 come il Wolfsburg, quindi è apertissima la situazione, anche perché c'è dentro anche il CSKA di Mosca a 4 punti. E il gruppo C vede il Benfica a 9, l'Atletico Madrid a 7, che è stato fermato dall'Astana, e il Galatasaray a 4 e l'Astana appunto a 2. E nel gruppo D il City balza al comando a 9 punti, scavalcando la Juve che si ferma a 8, il Siviglia a 3, il Mönchengladbach a 2. Quindi diciamo che la Juventus, se non perde completamente la testa, si sta ancora giocando il primo posto. Dopodiché domani ci saranno tutti gli incontri relativi ai gruppi dall'E all'H. E io direi, Matteo, che per oggi possiamo tutto. Tranquillamente chiudere. Possiamo chiudere qui. Sono le 22:50. Mandiamo l'ultimo brano di oggi. Dopodiché, campo testaccio. E appuntamento al prossimo martedì. Martedì 10 novembre. Ci sarà poi la pausa del campionato, perché ritroveremo la Serie A il 21 con Bologna-Roma alle 18. Sarà un sabato. Allora, chiudiamo la trasmissione. Schedine? Con... No, nessuna schedina. Quindi... No, tenetevi i soldi in tasca. Esatto, non li spendete sempre con queste cose. Con questi giochi. E quindi un saluto a tutti. Vi ricordiamo Facebook, la Dana dei Lupi, RadioRomaFutura.it per il podcast. E appuntamento a martedì prossimo. Ci salutiamo con A Little Prayer di Aretha Franklin. Allè. Ah.